Insalata, spinacino, kiwi e noci, chiamiamola così, anche se gli ingredienti sono molto di più. Vi ricordiamo che l'insalata è il piatto forte del crudismo, che va mangiata a pranzo e a cena sempre, e magari dopo della frutta o un succo green. E alternatela. Dinamismo in cucina è importantissimo. Foglie verde, ricche di clorofilla e altri ingredienti che vi piacciono. In questo caso facciamo questo. Allora, gli ingredienti abbiamo detto che sono spinacino, cetrioli biologici, quindi con la buccia, sedano, kiwi, noci, olive e poi faremo un dressing per condirla che vi insegneremo ed è fatto con il limone, l'olio e il tahin. Il tahin è una crema di sesamo ricca di calcio che fa molto bene ed è veramente buona. Iniziamo a comporre la nostra insalata, quindi mettiamo un po' di cetrioli, mettiamo i kiwi, tutto verde, però devo dire molto bello. Ricordati del nostro ospite, quindi Faccio lascia. Ah, prima tutto assieme, pensavo, no? anche Sì, e sì. poi gliela Va togliamo. bene. Mettiamo le noci, le Le olive. olive, prendiamole con questo, tanto Sedano l'hai messo? sedano l'ho messo, ma ne posso mettere ancora un Ok. po' e anche kiwi ne posso mettere ancora un po', insomma sta a voi decidere quanto la volete ricca. E prepariamo il nostro dressing. Eccoci. Allora, il dressing è un modo di condire l'insalata, quindi è il condimento, può essere solo olio e sale, sempre integrale o rosa dell'Himalaya, con limone. Stavolta aggiungiamo un altro elemento, il tahin. Si può fare con la spremuta d'arancia, veramente i dressing sono tantissimi. Quindi il nostro piccolo frullatore, mettiamo il tahin, mettiamo l'olio. E un po' di limone. Frulliamo e condiamo l'insalata. Poi Marina farà Sì. una piccola ciotolina per l'ospite. Vediamo se è abbastanza. Tre ancora olio. Sì. E anche un po' di limone, forse. Allora, il tahin è rimasto qua. Ce ne va un po' di più. Eccoci. Un po' di limone. Facciamo scendere il tahin. E riandiamo a frullare ancora un pochino. Riguardiamo, volendo si può anche assaggiare, ma adesso noi ci fidiamo di quello che abbiamo fatto. Io aggiungerei un Sì, po' d'olio sì, sì. senza frullare, tanto per far scendere meglio il composto. Prendiamo pure un leccapentola. Non so se ci entrerà. Ed ecco la nostra salsina buonissima. Mentre io giro, tu Penso guarda io, se sì. riesci. Profumatissima. Facciamo intanto vedere così com'è il nostro piatto e poi condiamo, perché è anche carina sopra, non la mettere Ah, tutta se ok, riesci. sì. Intanto cerco di raccoglierla. Ecco un'insalata semplicissima ma piena di clorofilla, di vitamina C, di calcio, quindi veramente ottima. Mettiamo per il nostro ospite. Possiamo aggiungere anche un cracker, se Sì, vogliamo. qualche noce sopra. Qualche noce. Un po' di salsina ancora, si è carina così. Sì, ci sta bene la salsina. I nostri crackers sono stati messi qua. Ecco, i crackers che abbiamo fatto
in un altro video, andate a vederli, sono ottimi con l'insalata, un ottimo accompagnamento. Allora, io vado dal nostro ospite misterioso, indovina chi veg, a cena. Bene. E vado. E io continuo. Insalatina pronta nella sua semplicità e nella sua ricchezza.